Ciao ragazzi e bentornati sul canale! L'altro giorno guardavo tutti i video che ho pubblicato e mi sono resa conto che io non vi ho mai parlato del mio libro preferito, della mia saga preferita e ho detto... Non farlo prima questo video. Siccome in tanti vi inizia a piacere comunque lo stile, insomma, dei libri ambientati in un certo periodo storico, ad esempio Bridgerton e Regency all'inizio del 1800, però la mia saga preferita, il mio libro preferito è questo, ragazzi. Il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simmons, seguito da Tatiana Alexander e poi dal Giardino d'Estate. Ora, il primo è uscito ormai 22 anni fa, perché è uscito nel 2000. Mamma mia, come sono vecchia! Ora, questa saga non è Regency, è un historical romance, ovvero una storia d'amore ambientata in un determinato periodo storico. Se a fine video vi avrò un pochino incuriosito e vorrete acquistare i libri, qui sotto nei commenti trovate il link di affiliazione per Amazon dove li potete acquistare. Il romanzo è ambientato a Leningrado, estate 1941, e la protagonista è Tatiana. Proprio all'inizio del romanzo, Tatiana è a casa con sua sorella Dasha, con i suoi genitori e stanno ascoltando la radio. E arriva la notizia che la Germania ha invaso la Russia e quindi la Russia entra ufficialmente in guerra, nella Seconda Guerra Mondiale. Tatiana è una ragazza giovane, una ragazza di 17 anni e viene spedita subito a comprare qualcosa da mangiare, a fare un attimino un po' di scorte. E 17 anni, comunque hai appena sentito che il tuo paese è entrato in guerra, ma non ti rendi conto, no? Insomma, sei ancora giovane, non ti rendi molto conto della situazione che è veramente seria. E quindi lei cosa fa? Va, però si compra un gelato, si mette a sedere su una panchina e dall'altra parte della strada vede un uomo. Quest'uomo è Alexander, è un ufficiale dell'Armata Rossa. Si guardano e subito, sin dall'inizio, scocca qualcosa tra di loro. Devo rileggere proprio, mamma mia! Inizialmente però ci sono un po' di problemini perché poi si viene a scoprire insomma che la sua sorella, la sorella di Tatiana, voleva inciuciare con Alexander, bla bla bla, insomma c'è un po' di problemini. Siamo comunque nella guerra a Leningrado, quindi la situazione non è per niente semplice. Ora, a parte che questo libro cioè a me l'ho letto tipo in 5 giorni, è una cosa come quasi 700 pagine. Anche se comunque la tematica è la Seconda Guerra Mondiale, insomma l'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale, ci sono delle scene descritte che ti fanno accapponare la pelle. Io me lo ricordo sempre una scena della sorella di Tatiana, Dasha, che per la fame lecca la colla della tappezzeria sui muri. Scene di Leningrado, di gente morta in mezzo di strada per la fame, per il freddo. L'autrice ha saputo descrivere quel periodo in maniera veramente impeccabile e oltre a quello, naturalmente, ha creato una storia d'amore bellissima, cioè veramente, veramente spettacolare. Io la trilogia l'ho letta ormai 10 anni fa, se non sbaglio, se non di più, però mi ce ne sono veramente innamorata, più che altro perché si vede una crescita di Tatiana, cioè dall'essere la ragazza seduta alla panchina che mangia un gelato, poi arriva a fine del secondo libro, che fa veramente un gesto per salvare Alexander enorme. Quindi c'è proprio una crescita di questo personaggio, bellissima. La storia d'amore tra i due non è sempre rose e fiori, naturalmente, nemmeno all'inizio durante la guerra, ma nemmeno dopo che la guerra è finita. Ci sono poi delle grosse complicazioni nel terzo, diciamo. Però più di tutti, appunto, mi è piaciuta la crescita della protagonista. Il libro scorre in maniera assoluta, cioè non vedi l'ora di riprendere il libro in mano. Ora vi dirò, il primo è il primo ed è bellissimo.
Poi diciamo che il secondo e il terzo non li metterà allo stesso piano. Questo però è un gioiello, cioè veramente è un gioiello. A me quello che mi ha sempre affascinato dei libri, mi è sempre piaciuto leggere storie d'amore che mi facessero sognare e quant'altro, però mi piaceva sempre leggere un qualcosa che da una parte mi insegnasse anche. E qui leggi comunque della Seconda Guerra Mondiale, Russia, l'invasione comunque della Germania, capire come magari potevano vivere le persone in quel periodo storico, quindi anche se tante cose naturalmente sono inventate, delle cose non lo sono. Per questo poi mi è tanto piaciuta anche la saga di Outlander, dove c'è la rivoluzione scozzese, Culloden, insomma, da leggere sì, però anche nel caso imparare qualcosa mi è sempre piaciuto. Quindi ragazzi, se vi piace il genere storia d'amore ambientata in un determinato periodo storico, questo è un gioiello che non potete mancare, secondo me. Cioè, questo non lo potete proprio perdere. È uno dei miei libri preferiti in assoluto. Se vi piace il genere, leggetelo. E niente ragazzi, poi invece se lo avete letto fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi vi siete innamorati dei due protagonisti. Io mi sono innamorata talmente tanto del personaggio maschile che insieme a mio marito abbiamo deciso che eventualmente un nostro figlio futuro si chiamerà Alexander, allora, non solo per il motivo perché si chiama lui Alexander, per più motivi, però 99 su 100 se mai avremo un bambino maschio si chiamerà Alexander, quindi immaginatevi. Come sempre io vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale, e qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!